Rock Rete Imprese, l'originale strumento per far incontrare la domanda e l'offerta di innovazione e per favorire le collaborazioni nelle filiere produttive italiane. L'evento promosso da Confindustria Brindisi ha visto la partecipazione anche dello speaker radiofonico Antonio Morf, che ha presentato la call delle reti di impresa alle quali ci si può candidare sulla piattaforma Registri. L'evento di lancio. Di una piattaforma che serve per aiutare il mettere insieme soprattutto piccole e medie aziende che vogliono fare innovazione e che hanno bisogno di trovare modi di aggregarsi. Così Fabrizio Landi di Rete Impresa, ma la stessa posizione della Puglia Meridionale, del Salento, quasi confinante con i paesi dell'Est, interessa naturalmente le imprese dell'Oriente europeo. Così Maria Luisa Meroni, presidente di Confindustria Est Europa. Questo progetto ROC al progetto di rete impresa non fa che consolidare e rafforzare quelli che sono i rapporti partenariato e aiutare le nostre imprese anche nello sviluppo del proprio business e ampliando quelli che sono i territori. La guida d'onda di tutti questi mesi, e di questi anni, sarà la transizione energetica, nessuno può sfuggire. Quindi, anche e soprattutto le reti di impresa, su cosa possono. Puntano sull'innovazione sull e sulla sostenibilità. E quindi questo continua, questo grande lavoro da parte delle imprese. Quindi noi che siamo cittadini, eh, cittadine, le imprenditrici e gli imprenditori eh, di Confindustria, di Confindustria Brindisi in questo, in questo specifico momento, in questo specifico territorio, ma non solo, perché qui oggi abbiamo concrete Impresa nazionale, vogliono stare assieme, vogliono continuare a stare insieme però con due, su due percorsi, quello dell'innovazione e quello della sostenibilità.